in A2 e poi in B del Vercelli. Partita che comunque deve dare delle conferme e al Braga, dove ha fatto molto bene Braga, lo ricordiamo, club che ha lanciato un giocatore come Elder Núñez. Intanto il gol di Matteo Zucchetti, un rovescio all'incrocio dei pali, gol di pregevole fattura. Dei ragazzi, anche l'impostazione, la gestualità e l'aggressività messa in pista erano completamente differenti. Ora Zucchetti, attenzione, da metà campo, la sassata, Polfranchi veluto, e il gol di Polfranchi, il 2-0. Sono passati 5:38. Alex Raffaelli formano il quartetto di fronte a Francisco Veludo. Ora Marco Ie, finta, Oie, l'appoggio! Marco Ie! Il 3-0 del Monza! Non sono trascorsi neanche 30 secondi. Ora in forza al Breganze, dopo aver attenzione intanto Franci per Martinez. Veludo bravo e fortunato sulla ribattuta, eccolo Polfranchi, 4-0, il numero 21 sì, contro Raffaelli. La sassata è centrale, lui si sposta a Zampoli e fallisce il rigore. Pronto il tiro diretto, Milani contro Zampoli, parte Milani a sinistra, il gancio, Zampoli para anche questa, la pallina ora brusa, c'è forse superiorità, eccolo qua Raffaelli, entra e trova il gol il Vercelli, che si sblocca con Raffaelli. Quando siamo, si trova ancora a giocare, non ha fretta il Monza, assolutamente avanti di tre reti. Vediamo Oie, porta vuota, Marco Oie li ha fatti sedere tutti, ha messo dentro il 5-1 per il Monza. Troppo ferma la difesa del Vercelli, giovine Parolin, i due arbitri, ma il Vercelli che prova a giocarsela larga con questa conclusione da parte di Balestrero, e il gol in deviazione di Oscar Ferrari a 7:33. C'entra il potenziale power play che sicuramente frutterà. Attenzione a Polfranchi, il palo! Per il Monza, da in casa con il Noia in Eurolega.